tappa bellissima per Miss Italia, 80 anni di questo concorso in una location davvero unica. Io vorrei un applauso per la SIL, Società Imprese Lignano S.p.A., che ci regala ogni anno delle grandi sorprese. Questa l'abbiamo vista inaugurata lo scorso anno, io Paolo Turale ho avuto l'onore e il piacere di essere qui a presentare l'inaugurazione. Poi a pochi metri da noi c'è un'altra cosa straordinaria che sorgerà tra qualche settimana, ma non anticipiamo nulla perché non è il momento. Invece è il momento di andare a conoscere queste ragazze che sono prontissime e quindi come si conviene uno spettacolo, una piccola sigla e poi ci rivediamo. Prego! Insieme schierati, così ovviamente Walter proverà di fare una bella foto. Grazie ragazzi, non so, dovete tornare giù da là, non so bene cosa sì, forse sì, avete previsto di là, perfetto, vai, perché adesso cosa accade? Adesso le presenteremo una ad una, abbiamo la giuria qui con noi pronta ad emettere i primi verdetti, adesso le facciamo scendere, le vedremo prima con il primo abito, che è questo scelto da loro, questo è l'abito con il quale loro hanno deciso di sfilare, poi le vedremo con il body ufficiale del concorso e poi ovviamente avremo altri momenti di spettacolo e di moda ovviamente. Bene, siamo pronti, quindi io direi che possiamo iniziare con la concorrente numero 1, prego! Buon pomeriggio, concorrente numero 1. Vai, presentati. Buonasera a tutti, mi chiamo Caterina, ho 21 anni, vengo da Migliato di Savagnasco e nella vista faccio la commessa. Molto bene, concorrente numero 1. Andiamo alla prossima, vieni concorrente numero 2. Eccola qui che sta arrivando al centro del palco di fronte a questo tricolore e si presenta, vai. Allora, buonasera, io sono Chiara, ho 19 anni e vengo da Udine, ho appena finito gli studi di grafica e comunicazione. Molto bene, vai. Vicino, prontissima già sul posto di combattimento alla concorrente numero 3, vai! Buonasera a tutti, sono Gioia, ho 19 anni, vengo da Sia e studio. Molto bene, vai, numero 3, Gioia! Mi avvicina la concorrente numero 4 che andiamo a conoscere. Buongiorno, sono Marina, vengo da Lignano Sabbia d'Oro, ho 27 anni e faccio la commessa nel negozio da Milano. Molto bene, numero 4, Marina.
fino alla prossima concorrente che è la numero 5. Buon pomeriggio, ciao. Buon pomeriggio a tutti, io mi chiamo Alessia, ho 18 anni e sono di Utile. Nella vita sono una studentessa e studio al liceo delle scienze applicate. Molto bene, numero 5. A conoscere mentre al numero 5 termina il suo percorso, andiamo a conoscere quindi la concorrente numero 6. Buon pomeriggio anche a te. Buonasera a tutti, sono Jennifer Pavesi e vengo da Terzi d'Aquileia. Nella vita studio al liceo delle scienze umane. Molto bene, numero 6. Intanto continuiamo a vedere il passaggio della concorrente numero 6 di Jennifer e a questo punto vicino a me c'è la numero 7. Buonasera, sono Centi Paola Cristina, ho 17 anni, studio al liceo scientifico sportivo e sono atleta agonista della squadra nazionale di karate. Molto bene, numero 7. Numero 7 pronta per andare a cambiarsi, a questo punto vicino a me c'è il numero 8, vai. Buonasera a tutti, sono Denise Paciani, ho 18 anni e vengo da Fontana Fredda. Nella vita sono una studentessa ancora del liceo scientifico e una ballerina di tango argentino, standard e latinoamericano. Molto bene, numero 8. Denise da laggiù ci saluta e saluta la sua amica che è qui e concorre con il numero 9. Buonasera, sono Karen, ho 26 anni e vengo da Treviso. E nella vita faccio la ballerina e la ballerina bella. Molto bene, vai! Vicino a lei che è la numero 10. Buonasera a tutti, sono Ilaria Boriello, 25 anni, vengo dalla provincia di Napoli. Avviciniamo all'ultima concorrente in gara che è la numero 11 che conosciamo. Buonasera a tutti, sono Francesca Simeoni, ho 19 anni e sono iscritta alla facoltà di giurisprudenza. Inoltre pratico sport, in particolare sci e vela. Molto bene, numero 11, Francesca. Grazie anche a Francesca, concorrente numero 11. Bene, siamo pronti per andare a vedere le ragazze con il body. Le ragazze sono prontissime, io anche, e quindi iniziamo. Nell'ordine di prima, Caterina, concorrente numero 1.
andiamo con Chiara, concorrente numero 2. Concorrente numero 3. Lei è Gioia Elena. Marina, concorrente numero 4. Abbiamo Alessia che è la numero 5. Numero 6. Andiamo con Denise, numero 8. Mm-hmm.
Con la prossima, che è la numero 9, lei è Karen. Cari, andiamo con il Latria, che è il numero 10. Francesca, la numero 11. Paola sul fondo e facciamo un'altra bella passeggiata, rivediamo tutte le nostre ragazze, tutte le concorrenti di nuovo su questo palcoscenico così straordinario. Caterina numero 1, Chiara numero 2, Gioia numero 3, 4 Marina, 5 Alessia, 6 Jennifer, 7 Paola, 8 Denise, 9 Karen, 10 Daria e 11 Francesca. Ci siete ragazze, siete pronte, tutte fuori, che è arrivato il momento delle premiazioni. Ma siamo pronti, 11 le concorrenti in gara oggi, io vorrei mettermi in un angolino perché iniziamo a premiare. Ricordiamo che 6 saranno le ragazze premiate, le prime 3 classificate accederanno alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. Iniziamo con la 6ª classificata, Nello Bortoluzzo a premiare. Prego, prego Nello, si accomodi qui al centro del palco. 6ª classificata. Prima voglio ricordare una cosa, però Nello, stia pure qua perché va bene, può rimanere. Abbiamo un'amica che ci è venuta a trovare oggi, è già una finalista regionale, noi siamo molto contenti di questa, Francesca Simeoni, fai un passo avanti. Lei è già finalista, chi segue le cronache ovviamente di Miss Italia e Friuli Venezia Giulia lo sa, e ci ha fatto piacere, è venuta a trovare, è voluta stare con queste ragazze che ha tutto, visto che ha fatto una selezione pochi giorni fa, grazie, e ovviamente in bocca al lupo per le finali regionali, perché adesso arriva il bello di questo concorso. Grazie, grazie Francesca. Ed ora andiamo a premiare la 6ª classificata, lei è la concorrente numero 4, Marina Civita di Vignano Sabbiadoro, è lei. Quinta classificata. Premierà per conto in rappresentanza delle terme Sandra Biasini. Buonasera Sandra, buonasera a lei, grazie ovviamente per essere stata con noi. Quinta classificata, la concorrente numero 2, Chiara Efigenia di Udine.
Mi sembra sia lei che premerà anche la quarta classificata. Quarta classificata, Sandra, mi raccomando, si prepari a premiare la quarta classificata che si aggiudica il titolo di Miss V-Match. Lei è la concorrente numero uno, Caterina Foschiani. Si sale in classifica, la terza classificata verrà premiata da Enea Fabris, giornalista gazzettino, giornalista curatore, direttore della testata giornalistica Stralignano. Buonasera Enea, pronto per premiare la terza classificata. La terza classificata insieme alla seconda e la prima accedono alle finali regionali di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia. La terza classificata è la concorrente numero 6, Jennifer Favesi. Andiamo con la seconda classificata, anche lei ammessa alle finali regionali in Friuli Venezia Giulia di Miss Italia, l'assessore Marina Bidin. Prego, assessore, buonasera, grazie per essere stata con noi questa sera, grazie davvero. Seconda classificata, Miss Rocchetta Belletta, è la numero 8, Denise Paciani. Per premiare la prima classificata abbiamo la dottoressa Franca Fiorfotte della SIL Lignano insieme all'assessore del comune di Lignano Sabbiadoro, Massimo Brini. Paola Rezzotti, avvicinati anche tu al momento delle premiazioni, però assessore Brini, a lei il microfono per un saluto. Ecco, grazie, porto il saluto dell'amministrazione comunale e anche quello dell'assessore Bidin che mi ha delegato a rappresentare questo piccolo saluto. Ecco, io volevo dire che Miss Italia raggiunge gli 80 anni, ma domenica il nostro comune raggiunge i 60 anni, quindi il 21 luglio noi festeggiamo come comune di Lignano Sabbiadoro 60 anni, con un consiglio comunale straordinario alle ore 5, quindi chi vuole partecipare il consiglio aperto, e quindi anche noi abbiamo raggiunto un bel traguardo. Ci dispiace non essere nati prima di Miss Italia, ma d'altronde è stata dura la battaglia già per diventare comune. E volevo ringraziare anche a nome dell'amministrazione il signor Renzo Pozzo, la signora Franca Fior per organizzare queste manifestazioni proprio che danno un lustro anche a Lignano Riviera, che ogni tanto noi come amministrazione magari tralasciamo un po' indietro e sono loro che pensano a sostituire l'amministrazione, per cui vi ringraziamo anche di questa cosa. E che ci dispiace di non essere nati prima di Miss Italia, riferendosi agli 80 anni. Un par di ciuffoli io ne ho 83, per cui... Ecco, naturalmente era sempre solo di 30 anni. Comunque grazie a tutti, grazie a te Michele, grazie a Paola e le ragazze, che comunque riproveremo molte di queste nella finale, per cui ci farà piacere vederle. Sicuramente tre le troveremo, le prime tre, poi vedremo se magari nelle prossime selezioni le altre che questa sera non hanno ottenuto il risultato che speravano potranno rimettersi in gioco nei prossimi appuntamenti, quindi Miss Italia per voi non finisce assolutamente. Questa è una tappa di Miss Italia, ovviamente dobbiamo ancora leggere la prima, però ce ne sono per fortuna altre. E anche Enea Fabris diceva, no, anch'io sono nato prima di Miss Italia, e te lo diceva. Molto bene, molto bene. Paola! Paola, facciamo un applauso a Paola Rizzotti, è dietro le quinte, è dietro le quinte che si guarda le premiazioni, tanto sa che è in buone mani la dottoressa Fior Pozzo con Massimo Brini, sai che non ci sono problemi. Bene, ragazzi, adesso andiamo ad eleggere la prima, la più bella tra le belle, la Miss Terme di Lignano, che è la concorrente numero 5, Alessia Orlandi di Udine.
grazie a voi che siete stati qui, grazie agli amici che erano in spiaggia, che ci sono venuti a salutare nel corso del pomeriggio, passavano da questa parte, sono venuti in questo terrazzo bellissimo, grazie a voi che ci avete seguito attraverso la nostra pagina Facebook e grazie a queste splendide ragazze che da 80 anni sono le grandi protagoniste di Miss Italia. Grazie a tutti quanti voi e un applauso ancora per voi. Grazie, complimenti.